Serie B, il campionato degli italiani. Con Euro Energia Perugia e le fonti rinnovabili risparmi e proteggi il futuro dei tuoi figli. Ti offriamo soluzioni energetiche sostenibili ad altissimo rendimento. Azzera le tue bollette, installa un impianto fotovoltaico e approfitta delle detrazioni fiscali al 50%. Recupererai la metà del costo dell'impianto e inizierai a risparmiare subito sul costo dell'energia, senza spese, pagando tutto l'intervento in comode rate mensili. Buonasera, benvenuti a Grifo Stadium. Finisce in parità il derby numero 35 tra Perugia e Ternana, che tornava al Curi dopo più di 5 anni. Saluto e ringrazio Vanessa Valentini. Ciao Vanessa. Ciao a tutti, salutiamo subito i nostri ospiti. Tra l'altro abbiamo... ricco parterre questa, esatto, questa ricco sera. Parterre questa sera abbiamo qui con noi Simone Angelini, giornalista. Ciao Simone, Simone Angelini, tra l'altro, che collabora con tifogrifo.com, sempre puntuale in tribuna stampa. Solo che poi abbiamo il direttore Ettore Bertolini. Buonasera. E il direttore anche di Agenzia Stampa Italia. Grazie. Poi abbiamo Stefano De Francesco, talent scout e opinionista di riferimento. Buonasera. E Claudio Giulietti, di vecchia guardia, storico tifoso del Perugia. E quanto è importante anche questa sera, Claudio Giulietti, per ricordarci il calore emanato da ogni angolo sabato scorso dal Curi di Perugia, più di 18.000 spettatori. Si parlava anche della possibilità, caro Claudio, di battere il famoso record del Santa Giuliana, e credo che ci siamo riusciti sabato. Non, o comunque siamo andati vicini. Ufficiali... siamo andati vicini. Secondo me come numero l'abbiamo superato, però i dati ufficiali parlano di no. Quindi l'ufficialità non ci premia, però poi se andiamo a contare tra accreditati, comunque insomma tanto pubblico anche sì, in tribuna sulle poltroncine, insomma credo che davvero abbiamo sfiorato le 20.000 unità per questo derby, come al solito molto sentito. È finito il match sul 2-2 con grande rammarico per il Perugia. Con Vanessa Valentini andremo anche a ripercorrere la partita, i grandi protagonisti, questo tandem d'attacco Falcinelli Parigini, che sta dando finalmente le soddisfazioni. È vero, me, vero Vanessa? Esatto, io li riproporrei più spesso, ma in effetti ho visto che anche Campione inizia a dare fiducia finalmente. Sì. Sono loro i due titolari ai quali si aggrapperà il Perugia in questa fase importante, centrale della stagione, tenendo conto dell'infortunio di Rabusic, che però aveva deluso all'inizio del campionato, e Perea, che ancora deve trovare la forma migliore. Ma andiamo con ordine, direi proprio con Vanessa, di andare sui risultati di questa 15ª giornata, poi sentiremo il primo giro di considerazioni i nostri ospiti. Una giornata che ha sancito ancora una volta il primato del Carpi, che ha sofferto a Brescia. Il Frosinone ha rifilato 5 gol a Livorno, e soprattutto si aspettavano molti la vittoria del Perugia, che ha giocato meglio della Ternana nel primo tempo. Tra poco avremo anche le immagini, più tardi andremo a sentire i protagonisti, i due tecnici Campione e Tessera. Allora, per una prima considerazione, Stefano De Francesco, un pareggio che chiaramente lascia un po' con l'amaro in bocca il pubblico di Perugia per come era iniziata la partita. Senz'altro, anche perché secondo me Perugia francamente avrebbe meritato di vincerlo per quello che ha fatto, per quello che ha creato e anche per come aveva affrontato la partita già dall'inizio, perché al di là di tutto va detto con assoluta chiarezza, c'è una squadra che ha provato a fare la partita e una squadra che si è messa in una posizione cercando soltanto di impedire il gioco altrui, che se riguardiamo come è iniziata la partita, il Perugia francamente avrebbe meritato qualcosa in più.
I numeri allora di questa giornata con la regia di Roberto Forasiepi, andiamole a vedere insieme, prima chiaramente i risultati, poi la classifica dopo 15 partite. Vanessa. Avellino Varese 0-0, Bari Trapani 2-1, pareggio per Brescia Carpi 3-3, Catania Latina 1-0, Frosinone Livorno 5-1, Modena Pescara 2-0, Perugia Ternana 2-2, Provercelli Virtus Sentella 2-0, Spezia Bologna 1-1, pareggio anche per Vicenza Cittadella e per Lanciano Crotone 1-1. La classifica che premia ancora il Carpi, ma direi soprattutto il Frosinone che è tornato al successo dopo il KO di Pescara. Carpi che guida con 29 punti la classifica. Segue il Frosinone con 28, 25 Spezia, 24 Livorno insieme ad Avellino, 23 punti per Virtus Lanciano e Bologna, 22 Perugia e Trapani, 20 Provercelli, 19 Bari insieme al Catania, 18 punti per il Modena ma una partita in meno, 18 anche per il Brescia, 17 punti per il Varese, 17 anche per Vicenza, 16 per Pescara e Ternana, 14 per Entella, anche questa una partita in meno, 13 per Crotone, Latina e Cittadella. Allora, questa classifica ci permette di dire che il Perugia è assolutamente in corsa, visto che poi il campionato di Serie B è il campionato più lungo in assoluto, per puntare a qualcosa di più importante, nonostante i due punti buttati con la Ternana e due punti persi anche a Varese. Ettore Bertolini che torna nonostante l'influenza, con grande generosità, con tutti i suoi particolari, le sue statistiche. Grazie. Quattro punti persi nelle ultime due partite, però bisogna essere ottimisti, visto il rendimento della squadra di Camplone nelle ultime due gare, Ettore, sei d'accordo? Sì, io vediamo gli aspetti positivi. L'aspetto positivo è che è il terzo risultato utile consecutivo in Perugia, la vittoria con Entella e due pareggi, Varese e quello con la Ternana, la terza rete consecutiva di Parigini, questi sono aspetti prettamente positivi. Poi ci sono altrettanti aspetti negativi. Su 15 gare che abbiamo giocato siamo andati 10 volte in vantaggio, 5 volte l'abbiamo mantenuti, 4 volte abbiamo pareggiato, ci cioè hanno recuperato, e una volta abbiamo perso, quella del Crotone, siamo andati in vantaggio, pareggiate e poi non abbiamo recuperato. Questa squadra su 4 volte che è andata in svantaggio, solo una volta è riuscita a recuperarla, contro, alla quarta giornata di campionato contro il Vicenza, mentre questa squadra sempre non è riuscita, non riesce nelle altre 3 volte che è andata in svantaggio a riprendere, manca di carattere, secondo me ha mancato il carattere, quella tigna, quella forza che ha fatto del Carpi non solo primo in classifica ma pareggiare, perdeva 3-1 contro il Brescia, i 9 hanno pareggiato, volli fortemente, intensamente volli, non a caso il presidente Santopadre ha detto che questa squadra manca la cattiveria, la garra non si acquista in nessun supermercato ma si acquista prendendo i giocatori giusti. Cosa voglio dire? Che l'inesperienza di questi giocatori e diverse situazioni hanno inciso anche in questa partita, che a me francamente ha lasciato un grande amaro in bocca, perché la Ternana è una squadra che la conoscevamo, aveva 4 defezioni la Ternana, che è forte estremamente fuori casa, dove aveva vinto le 3 volte che aveva vinto, l'aveva vinto fuori casa. Ora, si sapeva che giocava in quella maniera, ma io ho visto una Ternana caparbia, volonterosa, fino all'ultimo, che ha cercato fortemente, e noi ci è mancato qualcosa, ci è mancato quella cattiveria, non ci siamo ancora acclimatati nel clima della Serie B. Io farei vedere 20 volte la partita a Frosinone, contro il Livorno, prossima squadra del Perugia, dove hanno vinto dall'inizio alla fine con cattiveria, volontà, desiderio di vincere, grande intensità, grande agonismo. Insomma, questo Perugia deve diventare una squadraccia, perché deve poi una è il campionato di Serie B a imporre, cioè posso aggiungere, poi sentiamo, concludo, voglio sì, dire poi solo, sentiamo Simone sì, Claudio sì, per il giro di considerazione. Con il possesso di palla, sì, solo col possesso di palla, quando si è il quart'ultimo attacco del campionato, non si va. Si va per salvarci, va bene, mancano ancora 28 punti. Tiziano Riberti, coproduttore di Grifo Stadium, ha detto in tribuna sabato: è troppo bella questa squadra per la Serie B. Sei d'accordo, Claudio? Nel senso che gioca molto bene a calcio, ha una qualità in fondo sopra la media per quello che fa vedere spesso, come è successo nel primo tempo contro la Ternana, dove ha giocato soltanto una squadra, però poi si perde anche nelle cose più elementari, no? Poi torneremo anche sui 2 gol presi, soprattutto il secondo. Allora, Perugia 2, Anticalcio 2, però è finita in pareggio. Cioè, per noi tifosi, allora, il Perugia ha giocato mezz'ora in 10. Noi abbiamo vissuto questo pareggio come una sconfitta, e la Ternana l'ha vissuto come una vittoria. Perché? Perché la differenza è netta.
Cioè, differenza Perugia di noi tecnici soprattutto, sì, no? E sono d'accordo con Ettore. Quando il Perugia al primo tempo c'ha l'80% di possesso palla, la partita non può finire in quel modo, certo, no? Cioè, allora, perché manca la cattiveria? Perché manca quella sana cattiveria agonistica? Qui non è solo questione di tattica. Perché? Perché non è una volta, due volte, tre volte, quattro volte. Non è occasionale. È diventata una cosa molto, molto frequente, seriale. Cioè, il problema ormai è una carenza strutturale. Questa mancanza di cattiveria che ci porta, parliamo chiaramente, anche negli ultimi minuti, si può anche cambiare il modulo, si può buttare via la palla in tribuna, si può, cioè, non è che dobbiamo sempre giocare la palla, sempre. Io sono andato da Varese, da Varese. No, esatto. Chiedo scusa a Simone che ancora non ha detto la sua e sono brevissimo. Non sono d'accordo per niente, né con Ettore né con Claudio, a cui peraltro a entrambi voglio molto bene. Non sono d'accordo per niente. Se Falcinelli non è espulso, il Perugia ha vinto la partita. La cattiveria non c'entra nulla. Perugia ha giocato decisamente meglio della Ternana. La Ternana non ha mai tirato in porta, ha fatto un tiro e mezzo, ha fatto due gol. E come dire, è un aggravante questo. Ma scusa, ma secondo gol, se vediamo il secondo gol, un elemento che non ha mai segnato in vita sua, fa 60 metri dalla sua area, dalla sua metà campo, taglia trasversalmente il campo, passa davanti a sei giocatori nostri che non lo toccano, arrivano in fondo e tira e segna dal fondo. Sì, ci sono state delle gravi disattenzioni, cioè, soprattutto nel secondo gol preso dal Perugia. Andava abbattuto quello. Il derby scalda gli animi e spesso crea anche divergenze d'opinione, che sono tra l'altro costruttive nel nostro dibattito. Simone Angelini, allora, è imperdonabili gli errori del Perugia in chiave difensiva, poi torneremo anche sulle pagelle, sui voti dati ai giocatori, soprattutto della retroguardia biancorossa. Ti senti di essere d'accordo sulla linea di pensiero, con la linea di pensiero di Claudio Giulietti, oppure con il versante Stefano De Francesco? E mi rifaccio un po' a quello che è il diktat di un allenatore che stimo moltissimo, che qui a Perugia è stato un po' bistrattato, io mi sono preso le critiche per difenderlo, che è Maurizio Sarri, che dice sempre: la squadra forte, quella che vale, che ha caratura, è quella che riesce a raccogliere il massimo da quello che propone il campo. Questa è una virtù che ad oggi questo Perugia non ha. La Ternana ha fatto due tiri in porta e significava poter fare al massimo due reti, e il Perugia ha pareggiato 2-2. Però dal ventesimo il Perugia era in 10. Essere in 10 in un derby non è mai facile, soprattutto quando viene meno il giocatore più importante. È vero, il giocatore più, però perdonami, più efficace, Giulio, no? Il gol del 2-2, se lo andiamo bene a rivedere, credo poi ci saranno anche le azioni salienti, avremo modo. La difesa del Perugia era completamente schierata e non era nemmeno schierata male. Quello è un problema di testa, d'attenzione, di non stare sul pezzo, perché faceva lo slalom gigante lì Falletti. Possiamo anche dire a Ettore Bertolini che è mancata la freschezza ad un Perugia che aveva speso molte energie. Nel primo tempo ho visto Taddei, non so se ci avete fatto caso, rincorre gli avversari addirittura a ridosso dell'area piccola, dell'area del portiere Brignoli della Ternana. Taddei si è superato come generosità. Poi il problema è che chiaramente vanno un po' tutti in debito d'ossigeno nella ripresa. Non vuole essere una giustificazione. Ma guarda che questa è stata la tattica della chiave della partita. La Ternana ha aspettato il Perugia e nel secondo tempo ha accelerato i tempi, perché il Perugia palesamente, da un po' di tempo a questa parte, se andiamo a vedere, parlavamo in relazione con Simone Angiolini, nelle ultime 9 partite il Perugia ha vinto una sola volta, perse 3 e pareggiate 5, ha fatto 8 punti, 0,88 di media, quindi manca attenzione. La rete che abbiamo preso a difesa schierata con il Varese, questo che abbiamo preso con Faletti, che non era tomba, che non era Teni, non era in una strada regionale, non succede. Manca la grinta, la garra. Non a caso, quando sono tornati dall'Uruguay, uruguagio anche quello che è entrato, che ha segnato, la garra, manca la garra, la grinta, la tigna, la cattiveria, ci manca questa squadra, che va in grande difficoltà nel secondo tempo. Gioca veramente bene il primo tempo, crea tanto, ma spreca tante energie. Nel secondo tempo subisce la squadra avversaria. Questa è stata la partita contro Avellino, questa è stata contro il Frosinone. È una costante. Allora bisogna saper
All'ultimo non possiamo prendere sempre le reti, ancora una volta abbiamo riprese le reti a difesa schierata. Insomma, Ettore Bertogni rincara la dose sull'aspetto carattere, su quella garra richiamata da Campione prima della vittoria sull'Entella. Che non vuol dire mancanza di impegno, assolutamente, certo, questo deve essere molto chiaro. Il ragazzo è andato tutto quello che poteva andare sul campo, però si è vista in maniera impalpabile che manca. Cioè, la mia parola mi dice manca sempre un soldo per fare una lira. Manca un soldo per fare una lira, nel senso che manca proprio nel momento decisivo quella cattiveria per tenere la partita. Come è successo a Varese, quando insomma avevi già tre ma punti in tasca. Ma quelli non la passa neanche da mosca, no? Cioè, questo è passato in mezzo a sei persone che non l'hanno fermato. Quello andava fermato con ogni mezzo. Poi voglio tornare però anche sulle cose che ha detto Stefano, tra poco ci torniamo, Stefano. No, Vanessa. Dicevo, ma voi parlate di cattiveria, no? È possibile anche l'inesperienza? Perché il Perugia è comunque una squadra molto giovane e delle volte... Il Quaraino ho visto tanto, per esempio Falcinelli che esulta sotto la Nora, però episodi di questo tipo sono stati penalizzati anche in Serie A, pensiamo Florenzi, diciamo con la Roma, no? Recentemente. Quindi, diciamo che su Falcinelli poi rientreremo anche sulla esultanza punita con la seconda munizione. La prima munizione di Falcinelli poteva essere evitata perché provocata dall'esultanza a sua volta irregolare. Non regolamentata. La munizione l'ha presa il tifoso, non il calciatore. È vero, il tifoso Falcinelli. Così come il tifoso Falcinelli è salito sulla recinzione. Che in effetti è giustificabile, tra l'altro. Mica tanto. Si comprende come tifoso. Ecco, come tifoso. Che oggi non sono d'accordo per niente, perché lo sapete che cosa fa la differenza tra il calcio e tutti gli altri sport? Il cuore. Quello che uno vede e che quello che uno sente. Per la propria squadra di calcio la gente raccoglie i soldi e li dà a fondo perduto, non lo fa per nessun'altra cosa, neanche per cause nobili. C'era uno scrittore sudamericano che è Eduardo Galeano che diceva che in vita sua aveva visto cambiare tutto, cambiare, non parlarsi più tra madre e figli, non marito e moglie che divorziano. Però quando tu scegli una squadra del cuore è per tutta la vita. Falcinelli stava in quella curva quando era un bambino, certo. Ha fatto gol contro la Ternana. Se vogliamo giocare a un altro sport, facciamo rollerball, che stiamo lì tutti quanti, guardiamo la cosa, è un'altra cosa. Ha sbagliato, sì, ha sbagliato, io però lo capisco. Sì, certo. No, ma infatti penso che sia un regolamento di esperienza. Non solo, è l'arbitro che ha sbagliato. L'arbitro ha sbagliato tre volte, non due volte. Certo. La prima volta, dopo un minuto, Božinov ha preso la palla e l'ha buttata via. È vero. E non lo ha ammonito. La seconda volta Božinov ha fatto rete, ha provocato per un minuto e mezzo buono, prima la curva nord, poi la tribuna, facendo gesti assolutamente provocatori. Falcinelli ha protestato per questo, fra parentesi, complimenti, l'unico della squadra che l'ha fatto, in un derby. Ecco, qui condannerei la cosa, ecco dove manca la garra. Solo Falcinelli è andato lì ad arrabbiarsi e ha beccato l'ammonizione. Se vai lì in 5 non la becca nessuno l'ammonizione. Si mandava risolto fuori, cioè se c'era Materazzi l'avrebbe sistemato non davanti all'arbitro, tu mi capisci. Castellini, che per quanto discutibile va applicato, non è stato applicato, dici bene Stefano, nell'occasione dell'esultanza di Božinov, è stato invece applicato puntualmente quando Falcinelli è andato a esultare sotto la curva nord. Un vero peccato, tornando al discorso squisitamente tecnico per il Perugia, perché Simone Angelini in quel momento, il Perugia aveva le chiavi del match, aveva in pugno la vittoria, come ricordava anche Stefano De Francesco, perché in quel momento il Perugia era in vantaggio, con il rigore trasformato da Diego Falcinelli, una squadra nettamente superiore alla Ternana sul piano tecnico, anche se la Ternana aveva aperto la ripresa meglio del primo, aveva alzato il baricentro, però in fondo gli equilibri erano ormai evidenti, senza tirare mai in porta. In quel momento è cambiata la partita, perché Ternana ha assunto coraggio, no? È inevitabile, quella è stata la chiave di volta del match, l'espulsione di Diego Falcinelli. Guarda, sono completamente d'accordo, che senza nulla togliere agli avversari, è uscita in tribuna stampa una battuta forse più da tifoso che da giornalista, lo ammetto, ho detto qui c'è una squadra che gioca a calcio e un'altra che sta preferendo giocare a calcioni. Questo però era un po' la fotografia emblematica di quello che stava accadendo in campo. Si è vista una squadra ben messa, organizzata, la mano dell'allenatore, che squadra corta che giocava su 30-35 metri, occupava bene gli spazi, proponeva buone trame offensive e un buon calcio.
Poi sì, sicuramente l'espulsione di Falcinelli in un momento che paradossalmente poteva davvero stroncare le gambe all'avversario ha ridato in quel momento, quando la palla è entrata in rete ed è stato espulso Falcinelli, la linfa alla Ternana e ha un po' mandato in tilt il Perugia, che probabilmente, forse per inesperienza, forse per qualche carenza e deficit ancora a livello caratteriale ed emotivo, ha avuto la peggio. Allora, andiamo a rivedere insieme con Roberto Frassepi le immagini più importanti, i momenti più importanti di questo derby. Dicevamo il derby numero 35 della storia tra Perugia e Ternana, che tornava al Curi dopo 5 anni. Il Perugia che mira, almeno seguendo quello che ha fatto in questa prima parte del campionato, ai playoff. La Ternana ha dimostrato di poter puntare alla salvezza. Se gioca con questa tenacia, la Ternana sicuramente può centrare l'obiettivo. Quella tenacia che rimarcava prima Ettore Bertolini, quel cuore importante che va messo nel derby, che forse ha messo in campo soltanto Falcinelli, come ricordava Stefano De Francesco, con tutto però il rispetto della qualità emersa da parte dei giocatori di Camplone. Splendida giornata di sole, più di 18.000 presenti al Renato Curi di Perugia per questa 15ª giornata incentrata sul derby d'Umbria. Ecco la splendida curva nord dei tifosi biancorossi nel ricordo di Giuliano Bartolini, grande tifoso del Perugia, scomparso in settimana, tra l'altro sponsor della società biancorossa. Camplone recupera Giacomazzi, cambia allora la disposizione in difesa perché Giacomazzi torna al centro e Comotto viene spostato nuovamente sulla sinistra a completare il reparto, il rientrante Goldaniga. Il Perugia parte subito fortissimo, alti ritmi imposti dai biancorossi. Qui vedete sul fronte destro l'attacco, Falcinelli prova la battuta sul primo palo, la risposta di Brignoli, ma i tempi per il vantaggio sono già maturi. Al 22esimo, pennellata di Del Prete, stacco di testa di Parigini e Perugia in vantaggio. In perfetta solitudine il giocatore di proprietà del Torino batte Brignoli, dunque può esplodere l'esultanza di Parigini e di tutto lo stadio Renato Curi. La Ternana però non sta a guardare. Al 25esimo un rimpallo favorisce Bojinov, che poi approfitta dell'errore clamoroso di Giacomazzi, che scivola davanti a Provedelle. Il bulgaro non perde la freddezza e pareggia il conto. Esultanza di Bojinov, provocatoria e non punita dall'arbitro Gavillucci della sezione di Latina. Il Perugia però prova nuovamente a farsi vedere dalle parti della porta Ternana. Qui la conclusione splendida al volo di Del Prete, fuori misura, ma davvero di poco la conclusione sul fondo. Nella ripresa la Ternana alza il baricentro, il Perugia cerca di aspettare di più l'avversario, c'è questa possibilità per Bojinov, parata in due tempi senza problemi comunque da parte di Provedel sulla punizione dell'attaccante della Ternana. Prima situazione dubbia, fallo di mano di Popescu che anticipa Parigini, secondo Gavillucci è Parigini a toccare con la mano e viene ammonito l'attaccante del Perugia. 2 minuti più tardi Parigini termina a terra sul contatto con Bencariello, questa volta è calcio di rigore per l'arbitro e dunque dal dischetto va Falcinelli che sostituisce come rigorista Taddei e rete splendida, l'incrocio dei pali, il sinistro non perdona, quello di Falcinelli, quinto centro stagionale, esultanza sotto la curva nord, Falcinelli non si rende conto di aver violato il regolamento, scende, torna in campo e viene espulso per seconda ammonizione dall'arbitro che l'aveva ammonito nel primo tempo. In 10 uomini il Perugia deve gestire il vantaggio di 2-1, incredibile l'azione di Falletti inserito nel finale da Tessar che salta praticamente tutta la difesa del Grifo, compresi 3 giocatori, Comotto, Giacomazzi, Goldaniga, e mette dentro sull'uscita di Provedel che non copre sul primo palo, arresta la sua uscita e quindi favorisce l'argentino della Ternana. Falletti era stato inserito con Ceravolo da Tessar nel finale, era uscito Bojinov. Insomma, un vero e proprio errore, un po' di tutta la difesa completamente paralizzata, e Provedel che lì non copre il primo palo. La terza volta però, la terza volta, Lanciano, l'uscita e il rigore che ha provocato. Il Crotone lo stesso. E oggi sta rovinando un po' quello che è stato un grande inizio di stagione, il portiere. Lui è bravissimo come portiere, però bisogna che qualcuno gli dica che tecnicamente bisogna fare altrimenti. Perché qualcuno che facciamo un nome, cioè il problema è questo, in questo momento la squadra ha un carattere deficitario, l'ha detto anche il presidente, quindi possiamo dire anche noi. E quindi anche l'allenatore gli deve dare quella categoria che non si è vista in campo. È inutile che stavamo a nasconderci. Una puntata scoppiettata. Post derby ci sta. Non è possibile che un elemento mediocre come quello fa mezzo campo, arriva sul fondo e segna. Non esiste.
Allora, il commento comunque, su Provedel mi sembra comunque, condivisibile. Credo comunque no? che Provedel effettivamente sia qualche settimana che sta altri, andando incontro a parecchi. Però tornando proprio sull'episodio del pareggio della Ternana, scusate, con Simone Angelini e anche Ettore Bertolini, vorrei poi spiegare perché c'è questo disappunto su Provedel. Provedel esce all'inizio bene, poi il problema qual è? Che fa un ragionamento sbagliato, pensa che sì. Falletti non abbia più lo spazio per la conclusione, sì. quindi si arresta per evitare il passaggio al centro e magari anche per evitare il rigore, sì, perché in questi casi voi sapete meglio di me che sull'uscita del portiere basta un minimo contatto, anche che sfiori appena il giocatore per creare l'occasione da rigore. Mia personale valutazione. Perché si è arrestato Provedel? Mia personale valutazione, secondo me, ha calcolato male. Certo. Sì. La distanza certo. di dov'era, atteso ad accompagnare Faglietti, che secondo lui era più vicino alla linea di fondo di quello che era in realtà, e a un certo punto si è trovato scavalcato dalla Sì, ma perché velocità. Nessuno ha chiuso il primo palo, scusate, se vogliamo andare a vedere tutto, si può vedere ha sbagliato, sono, ma hanno sbagliato un 4, no uno, un 4. Non c'è discussione, allora, lasciamo però... Lui credo che abbia valutato male Stefano, questo. Questa è l'interpretazione di Stefano De Francesco. Simone Angelini. Secondo me ha sbagliato lo spazio-tempo in quel momento, quindi c'è proprio un errore di lettura. Poi, insomma, diciamo anche la verità, Faglietti là ci riprova altre 100 volte, non so quante volte la mette dentro. No, la ragazzi, se si scansa nei nostri, ci riprova sempre. Sì, giusto. È così, dai, su. È vero, Claudio, però lì c'è un angolo di tiro andava che battuto. Era, non so, di 2-3 gradi, solo in quello spazietto poteva passare la palla, c'è passata, quindi... Si copre il primo. Ci doveva arrivare, scusa Simone, non laggiù, ci doveva arrivare, no, assolutamente. Lì l'errore però è anche della difesa, quindi c'è un concorso di colpe in questa situazione. Insomma, questa analisi in fin dei conti è anche logica, che va fatta su un grave errore che poi ha cambiato l'esito del match, addirittura sul 2-2 la Ternana avrebbe voluto anche rimbaltare il risultato, lì e c'è il rammarico di Tessar che tra poco andremo a sentire, perché era in superiorità numerica. E non ha le capacità per farlo. Eh sì, la partita l'ha fatta il Perugia da inizio alla fine. Perché non aveva le capacità Siamo di farlo. D'accordo. Però ancora una volta, questo ti do ragione. È estremamente maggiore. Questo ti però vanno fatti i complimenti, ecco, sportivamente anche alla Ternana, per come ha interpretato il derby sul piano caratteriale, quel carattere richiamato anche prima da Claudio Giulietti. Hanno messo il cuore in campo. Al di là poi della differenza tecnica che mi sembra evidente. Ternana, diciamo che ha, come ricordava anche il nostro parterre di ospiti la scorsa settimana, delle buone individualità in attacco, gioca sempre palla in verticale, cerca comunque di contenere l'avversario. Questo tra l'altro, questa è la tipica caratura di squadra da Serie B, formato trasferta, perché in fondo, guarda caso, la Ternana ha vinto soltanto in trasferta, cioè aspetta l'avversario per poi colpirlo in contropiede. Eh sì, prevedibile il gioco, peccato proprio per il secondo gol, per non parlare poi del primo errore, quello di Giacomazzi. Allora, credo che siano i tempi maturi per andare sul dopo gara, non prima però di esserci concessi un break pubblicitario con i consigli dei nostri sponsor, che come al solito ringraziamo. Allora, pubblicità, poi torneremo al Curi con Camplone, Tesser, avremo anche il difensore della Ternana Bastrini, Del Prete per il Perugia e Valery Bojinov, fischiatissimo al Curi sabato scorso. Chirofisiogen a Ponte San Giovanni di Perugia si arricchisce di una nuova branca dedicata alla medicina dello sport, Perugia Medical Sport Center. Staff medico altamente qualificato garantisce visite medico-sportive con strumenti di diagnosi di ultima generazione e innovativi. Il meglio nel settore della medicina sportiva. Medici di diverse discipline garantiscono diagnosi ed esami d'approfondimento con immediatezza. Chirofisiogen, Perugia Medical Sport Center, una garanzia per la salute degli sportivi di oggi e di domani. Ottica Sorcetti, di Giovanni Sorcetti e Anna Nucciarelli, offre qualità e professionalità. Ottica Sorcetti è specializzata in contattologia su misura. Prova della vista gratuita, promozioni personalizzate per ogni cliente, nuovi lenti progressive e geometria interna, ampia scelta di occhiali da sole e da vista, studio oculistico in sede e comodo parcheggio. Ottica Sorcetti, qualità per la vista a San Marco e Castel del Piano, centro commerciale La Perugina. Ottica Sorcetti, di Giovanni Sorcetti e Anna Nucciarelli, offre qualità e professionalità.
l'azienda agricola di Sauro Pioppi. All'interno della propria azienda, Sauro Pioppi produce carni bovine, suine ed avicunicole, rigorosamente allevate a terra. Il motto dell'azienda agricola di Sauro Pioppi è produrre tutto casareccio. La nostra macelleria aziendale la trovi aperta dal mercoledì al sabato e potrai acquistare direttamente dal produttore con prezzi molto molto vantaggiosi. Azienda agricola di Sauro Pioppi, località Corciano Vecchio, strada per Mantignana, via Graf 35 a Perugia. Per info e prenotazioni 075 6978756. Azienda agricola di Sauro Pioppi. Lavoriamo per darvi tutto casareccio. Ogni giorno il mio lavoro inizia al mattino, quando ancora il sole dorme. Io sono un allevatore che ha scelto la qualità. Ogni giorno le mie mucche producono latte 100% Umbria e lo consegno alla Grifo Latte. Grifo Latte e Teleton, ogni giorno insieme per la ricerca medico-scientifica in Umbria, a sostegno della cura delle malattie genetiche rare. Grifo Latte e Teleton, ogni giorno. Con Euro Energia Perugia e le fonti rinnovabili risparmi e proteggi il futuro dei tuoi figli. Ti offriamo soluzioni energetiche sostenibili ad altissimo rendimento. Azzera le tue bollette, installa un impianto fotovoltaico e approfitta delle detrazioni fiscali al 50%. Recupererai la metà del costo dell'impianto e inizierai a risparmiare subito sul costo dell'energia, senza spese, pagando tutto l'intervento in comode rate mensili. Ecco, allora, le varie considerazioni anche durante la pubblicità, io direi con Vanessa, sì. Intanto poi sentiremo i protagonisti del match, di andare anche sulle note di colore, perché è stato un derby sostanzialmente corretto sugli spalti, i soliti sfondò tra Perugia e Ternana in nome di una rivalità storica. Qualche particolare però che ci arriva anche degli amici di Facebook di Grifo Stadium. La regia ci inquadra gli striscioni, guardiamo sulla nostra pagina Grifo Stadium, quindi vediamo. Questo è praticamente lo striscione, degli striscioni dei tifosi del Perugia, no? Tessera o non tessera, eccetera, eccetera. Vediamo invece qua il famoso striscione della Ternana che è stato fatto entrare, esatto, nel settore ospiti e è tutto fuorché. Una frase irripetibile, naturalmente. Esatto, non è possibile ripetere. Si può intuire, se noi rimani sul fermo immagine, perché esatto, chiaramente si può. Perché volevo andare avanti perché ci sono altri. Poi esatto. È stato tirato fuori in un momento in cui c'era un applauso, il ricordo di una persona che è morta assassinata di lavoro. Ah, sì. Questa è una cosa vergognosa, specialmente in un momento in cui in una città come Terni sta succedendo quello che sta succedendo. Se uno non ha rispetto e non capisce che il calcio va oltre, vuol dire che non capisce niente. Naturalmente noi non vogliamo in questa sede però, Stefano, buttare ulteriore benzina sul fuoco, perché no, proprio, vuol dire che non capisce niente. Anzi, sono quelli che lo sollevano, io non so. È già importante avere un bilancio di sì. un pomeriggio tranquillo. Guarda, io mi assumo la responsabilità problema, di no? Ciò che dico. Sono dei deficienti coloro che lo sollevano e coloro che gli stanno intorno. Però Giulio, vorrei anche scorrere e vorrei far vedere, diciamo, degli striscioni che non sono stati fatti entrare. Poi non ferma su questo, perché se vedono anche tre fenomeni. Ecco. Sì, questo è il famoso striscione fatto entrare esatto. In settore ospiti. Dopo farne i mentre controlli. Andiamo avanti e vediamo quelli che non sono stati fatti entrare nella curva. Che diciamo, sono di diverso, cioè di un tenore meno grave. Sicuramente meno grave. Ringraziamo anche Claudio Giulietti. Ecco qui, proprio Claudio Giulietti che rappresenta in questo nostro programma. Cioè questo è stato ritenuto offensivo, scusate. Invece quello che augura la morte, no. Cioè, quello che... Poi la solidarietà a senso unico, alla fine, stufa. Cioè, a me mi ha stufato da molto. Comunque, è perché rispetto genera rispetto. Di solito c'è la legge della reciprocità su queste cose. Però Claudio, per sperare gli anni, possiamo dire, ci sono stati questi particolari. Però è stato un bel pomeriggio di sport, i soliti sfottò, giusto che ci siano. Sì, certo. Non è successo nulla di temuto, sì, alla fine, quello che insomma si temeva all'inizio della giornata, no? 20.000 quasi spettatori al Curi, sì. Senza alcun problema, quindi complimenti anche
a chi ha organizzato la sicurezza e al piano della questura, che certo un po' di viabilità caotica c'è stata intorno allo stadio, quello era prevedibile. Ettore Bertolini, anche noi in tribuna abbiamo seguito il match senza alcun problema. Di questi tempi è già un'impresa. Sì, ma l'unico che ha inciso è stato l'arbitro, che ha fatto degenerare quasi alla fine una partita, e qui si vede. Però io vorrei sottolineare questo Cavellucci. Come mai Farina ha mandato Cavellucci, che il 4-11-2014 era stato criticato fortemente dalla Ternana per la gara Intella Ternana vinta 2-1 dall'Intella, recuperata all'ottava di campionato? Era stato veramente contestato. Come mai l'ha mandato ad arbitrare a Perugia, se già la Ternana aveva avuto? Vi siete resi conto della disparità? Il Mani di Popesco, che era rigore sacrosanto, invece ha ammonito Parigini, un errore tecnico che il signor Farina, se fosse sicuramente un bravo designatore, ma deve andare a vedere e sanzionare, perché ha fatto in quel modo, ha falsato, secondo me. A velocità normale, ti dico la verità, il fallo di Mauro di Popesco non è facilmente individuabile. Allora non ammonisci. Purtroppo allora c'è il movimento di Parigini che alza il braccio. Prima che ha ammonito un giocatore Ternano, ha ricordato, esatto. Prima che ha ammonito un giocatore Ternano, hanno fatto 15 falli, l'ho contati io. Ma scusa, ma la disparità, il pareggio loro è inutile a fare a centrocampo netto, ma nessuno di nostri giornalisti ha visto questo arbitro. Allora. È stato avaro di ammonizioni, questo è vero. Il calcio deve avere più rispetto per uno stadio come il Curi, che c'erano 20.000 spettatori, che è uno stadio degno della Serie A e che ha una cultura, quello del calcio perugino, che ama vedere il calcio e ama vincere sul campo, ma con una equa, giusta, con un giusto arbitro, con un giusto giudizio. E poi tu sai benissimo, per l'esperienza che hai, Ettore, che facciamo i giornalisti, quindi dobbiamo dire tutto, no? E per la precisione c'era bisogna anche un rigore a favore della che c'era un rigore per la Ternana. Però secondo me, tornando proprio su Cavellucci, qui mi trovi d'accordo, cioè la prestazione di Cavellucci è stata insufficiente. Perché? Perché Cavellucci è vero che applica il regolamento sull'episodio di Falcinelli, però possiamo dire che usa la famosa compensazione dal punto di vista proprio del ragionamento mentale che fa. Lui si accorge probabilmente di aver dato un rigore dubbio nell'occasione del contatto tra Meccariello e Parigini, e poi subito, appena l'occasione, va a sanzionare Falcinelli. È un ragionamento che calza, Simone Angelini? Sì, secondo me. Perché il rigore su Parigini, insomma, è un rigore netto su Comotto. Prima, certo, dopo Parigini c'è il rigore netto su Comotto non visto. E anche lì leggo compensazione, secondo me. Vabbè, ma allora se la perdonatemi, io non credo che questo. Aspetta, sentiamo Simone e poi andiamo su Stefano Di Francesco. Non avevo capito. Io, Giulio, non vorrei fare il tifoso adesso, ma il giornalista. Io credo che l'arbitro sia stato insufficiente, a mio avviso, da ambo le parti. Ha sbagliato, evidentemente se ne è reso conto, probabilmente, non lo so, ha percepito nell'aria, sul rigore non ha segnato a Parigini, avendolo ammonito e quindi avendo fatto lì un errore marchiano, anche se mi sento in parte anche di scusarlo, perché la dinamica dell'azione a velocità reale non è semplice, secondo me, per un direttore di gara. Non ci vedo malafede, assolutamente. Poi sa molto di compensazione il rigore fischiato per fallo su Parigini da parte, mi sembra, dello stesso di Meccariello. Lì secondo me è un rigore generosissimo, così come l'espulsione di Diego Falcinelli. Se non fosse successo tutto questo, non avrebbe estratto il secondo cartellino giallo. Ci sono stati, in questo senso, due diversi giudizi. Insomma, Božinov perché non è stato ammonito? Ammonito, è stata una cosa estremamente plateale. Se posso aggiungere una cosa, e sono molto d'accordo con quello che ha detto Simone, assolutamente condivido praticamente tutto. Secondo me l'arbitro era soltanto scarso. Esatto. E quando un arbitro non è bravo, finisce per fare errori a ripetizione e scontenta tutti. Perché se sentite ora poi le interviste, tutti e due si lamentano. Loro che devono dire, cioè, è trovato un pareggio per miracolo. Cioè, 10 minuti Perdonami, se non ci danno il rigore
che c'era per loro e secondo me anche un fuorigioco che non c'era nei loro confronti. Sì, ma andiamo a vedere i dettagli. Noi c'erano tre rigori, ce n'è andato uno. Ragazzi, il rigore di Parigini sfido chiunque a dire che era rigore. Il rigore di Popescu sfido chiunque a velocità normale. Io ero convinto che l'avesse toccata Parigini come l'arbitro. Ora, se poi vogliamo ricostruire con le foto e i fotogrammi, diventa tutto più facile. Molto, l'arbitro deve decidere subito. L'arbitro era scarso. Comunque, e ha sbagliato sia in un verso che nell'altro. Queste allora sono le opinioni. Andiamo a sentire. Andiamo a sentire. Essere danneggiato avendo rigori come quello che ci hanno dato su Parigini Stefano, tutte le settimane. Se tu sei molto, io sono completamente in disaccordo con te. Perugia è stato penalizzato dall'arbitraggio. A conti fatti, no, sì. Non scherziamo. A conti fatti, non scherziamo. Sì. Ci ha penalizzato. Due rigori non dati. Ha fischiato a senso unico contro il Perugia. Siamo d'accordo che meritava questa platea che non accadeva da 5 anni. Bravo. Siamo d'accordo che meritava un arbitro di Serie A. Ecco perché. Ma direi che il derby anche in considerazione a livello psicologico per il fatto era stato criticato dalla Ternana, dalla società Ternana, no, appunto per quello, scusa direttore, una partita così sentita meritava comunque un arbitro diverso. Sentiamo allora con Roberto Frassiepi l'intervista del dopogara, poi torniamo per le conclusioni. Questo risultato l'ho visto un po' bugiardo, credo, perché abbiamo fatto una grande partita, abbiamo dominato per tutti i 90 minuti, siamo stati forse un po' ingenui e in questo momento credo che paghiamo ogni singolo errore che facciamo, quindi dobbiamo farne tesoro e dobbiamo andare avanti per il nostro campionato, che secondo me stiamo facendo un grande campionato, perché alla fine credo che abbiamo subito due tiri in porta, forse tre, ma neanche, quindi è normale che in una partita dove costruisci tanto e purtroppo fai solo due gol e uno su rigore, è normale che un po' di rammarico ci sia. Penso che sia un risultato giusto, il Perugia ha fatto molto meglio di noi il primo tempo, noi abbiamo iniziato decisamente meglio il secondo, più aggressivi, stavamo facendo più partite da noi sicuramente nel secondo tempo. C'è stato l'episodio del rigore, direi abbastanza non giusto da dare, evidentemente, evidente di non giusto da dare, ci ha penalizzato, abbiamo avuto i ragazzi la forza di reagire e penso di pareggiare con assoluto merito. Con molto rammarico, perché la partita, diciamo, è finita con l'espulsione di Falcinelli. Lì abbiamo iniziato a soffrire, quindi è stata un'espulsione troppo leggerina, secondo me. Il ragazzo purtroppo era di Perugia, sapevamo che sentiva tanto questa partita, poi segnare sotto la Nord, lì è stata un'emozione talmente grande che non si è tenuto. Peccato, perché potevamo portare a casa tre punti importanti e soprattutto tre punti meritati. Peccato, ripeto, peccato, perché vedere uno stadio pieno con i tifosi che ci hanno incitato dall'inizio alla fine, peccato, volevamo regalargli tre punti. Era il primo derby che veniva dopo tanti anni, però credo che la squadra abbia onorato la maglietta, no? Abbia fatto una partita importante, con personalità, con grande autorità. Il primo tempo abbiamo giocato a una porta sola, loro hanno fatto quel mezzo tiro con Bocino dove hanno pescato questo gol, quindi è normale che poi, rimanendo in 10, è normale che si soffre fino alla fine, anche se grandi tiri in porta non li ho visti il secondo tempo. Peccato, c'è tanto amaro in bocca. Può essere giusto, come no, nel senso che il primo tempo loro hanno fatto una buona partita, meglio di noi sicuramente, e invece il secondo tempo tutto l'opposto, abbiamo giocato bene. È stato dato loro un rigore, penso, inesistente, ma veramente, e non è stato dato noi un rigore che secondo me c'era. Quindi diciamo che abbiamo avuto un po' l'arbitro contro, però è un risultato che può andare bene. Bellissima, bellissima. Poi l'ho voluta durante la settimana, l'avevo detto che l'avevo dedicato ai tifosi e alla gente di Terni. Ben fatto, contento della... Pagelli di Grifo Stadium, prima però una domanda di Vanessa, mentre Roberto Frassiepi prepara la grafica. Per concludere, alla luce di quello che abbiamo visto, è legittimato questo Perugia a sognare playoff? Manca qualcosa oppure... Domanda secca, risposta secca di Claudio Giulietti, poi andiamo su Stefano De Francesco con i voti. Allora, risponde a questo, bisognerebbe dire anche all'allenatore che negli ultimi minuti, come diceva anche Nereo Rocco, bisogna colpire tutto quello che si muove, se hai il pallone anche meglio. Quanto per essere, come la penso io. Ma può puntare ai playoff questo Perugia? Con due rinforzi può puntare a vincere il campionato, rinforzi. Perché abbiamo visto che su 10 partite le ultime 9 ne abbiamo vinta. Quindi è un sì quello di Claudio Giulietti. Hai da playoff addirittura da primato con due rinforzi. I voti di
Grifo Stadium, che saranno commentati al nostro parterre, eletti naturalmente Vanessa Valentini. Partiamo da un 6 molto generoso per Stima Provedel, che ha fatto grandi cose in avvio di campionato, ha fatto però l'errore clamoroso del gol di Falletti. Invece un 5,5 per Guadagniga, un 6,5 Giacomazzi, pieno... No, scusami, c'è un errore, perché abbiamo fatto 5,5 anche a Giacomazzi. Quindi 5,5 anche per Giacomazzi, 6 pieno per Comotto, Del Prete 6,5, Taddei 6,5, Fossati 6,5, Fazzi senza voto, Verre 6,5, Crescenzi 6 pieno, Perea senza voto, Falcinelli 7 nonostante l'espulsione, Parigini 7 e Camplone 6 pieno. Allora, velocemente, allora, secondo Francesco. Provedel la sufficienza non la merita per nulla, 5 assoluto. Giacomazzi 5, appena... poco meno della sufficienza, non la merita sicuro, anzi è stato probabilmente il vero errore di Camplone in questa partita. Uno degli errori, sono d'accordo. 5. E per me Taddei 6,5 come Fossati mi pare francamente molto generoso. Ok, Taddei però è stato premiato per la generosità, ha fatto un grande errore di quantità nel primo tempo, poi non è stato eccessivo nella ripresa. Claudio, più o meno sei d'accordo con qualcosa Stefano? Più del Prete. Del Prete, sì, sono d'accordo. Sì, qualcosa più del Prete, sì. Poi per il resto, sì, vabbè, dopo dettagli io. Forse Camplone sei meno, ma io gli voglio bene a Camplone, però esiste anche un giocatore che dovrebbe giocare. Chi sarebbe? Chiedo di essere telefonato. Fame. Angelini, Ettore. Io sono d'accordo con Stefano. Insufficienza da dare a Provedel e anche Giacomazzi forse non gli dava più un 5. Simone? Stretto e conciso, Provedel 5, Fossati 7, Falcinelli 6,5. Per il resto d'accordo. Falcinelli 6,5 contando però 7. La penalizzazione per, insomma, per quella famosa risultanza. Esatto. Altrimenti forse avrebbe preso anche 7,5. Assolutamente sì. Grazie davvero, dobbiamo ringraziare i nostri ospiti, spero che esatto, ringraziamo Simone Angelini, Ettore Bertolini, De Francesco Stefano e Claudio Giulietti per essere qui con noi. Naturalmente grazie anche a Giulio perché... grazie a te Vanessa, che tra l'altro sei un grande passione questo Perugia, ti stai sempre più affezionando ai colori biancorossi, speriamo di arrivare alla fine della stagione a commentare... No, ma io sono figlia di un ex calciatore del Perugia. Sì. Quest'anno siamo davvero fortunati con Vanessa Valentini. Allora l'appuntamento probabilmente lo rinnoviamo per la prossima settimana, lunedì alle 20 con Grifo Stadium in replica alle 23.45 sul canale 12 di Italia Channel e sul canale 112 il martedì alle 23. Grazie e buona settimana, naturalmente a lunedì prossimo. Arrivederci. Con Euroenergia Perugia e le fonti rinnovabili risparmi e proteggi il futuro dei tuoi figli. Ti offriamo soluzioni energetiche sostenibili ad altissimo rendimento. Azzera le tue bollette. Installa un impianto fotovoltaico e approfitta delle detrazioni fiscali al 50%. Recupererai la metà del costo dell'impianto e inizierai a risparmiare subito sul costo dell'energia, senza spese, pagando tutto l'intervento in comode rate mensili.